abbiamo superato il momento critico, l'onda lunga. E la pioggia che è caduta è stata tanta, è caduta su tutta la provincia, ha creato dei danni enormi su tutta quella che è la viabilità della provincia, e piano piano stiamo tornando alla normalità per il transito, ma non naturalmente per le strutture e per i lavori che bisogna fare. Qui servono parecchie centinaia e se non qualche milione di euro per rimettere a posto tutto. Le strade chiuse sono 25 strade chiuse per frane, e abbiamo praticamente anche dei cadute di alberi eccetera, ma quelli sono stati ripristinati, però per frane sono 25 e molte di queste sono state riaperte a senso unico alternato. Nei prossimi giorni si lavorerà per rendere il più possibile transitabili, ma il problema rimane degli smottamenti e delle frane che purtroppo con queste piogge sempre di più saranno e sempre più sono i problemi che creeranno per la viabilità e anche per la sicurezza dei cittadini e di chi viaggia in auto. La scelta di chiudere anticipatamente le scuole è stata valida. Io sento molti che dicono, io nel momento in cui mi dicono che c'è un'allerta, un allarme rosso, io prima di mandare a scuola un bambino ci penso 10 volte. Io parlo bambino perché da me ci sono le scuole elementari, però anche su tutta la provincia, anche sugli studenti, abbiamo deciso di chiuderle. La sicurezza viene prima di tutto, per cui se non è possibile le scuole si chiudono e si riaprono, domani riaprono tutte in tutta tranquillità e calma. Sì, sono state davvero ore difficilissime ieri con l'esondazione del Genica e di altri fossi in giro per la città. E poi la notte è passata a guardare il fiume Foglia, perché per fortuna il fiume Aretto è stata gestita bene la diga di Mercatale, altrimenti avremmo avuto danni ulteriori. Non ci sono danni a persone, questo è un sospiro di sollievo che tiriamo, le previsioni stanno migliorando, però abbiamo una marea di danni, danni pubblici a strade, frane, smottamenti, a edifici pubblici, a impianti sportivi e poi tanti danni anche ai privati, perché dove è entrata l'acqua ha fatto danni. Abbiamo chiesto lo stato d'emergenza e oggi mi sono sentito sia col presidente Acquaroli che con il presidente Bonaccini, perché tutta la provincia di Pesaro Urbino ha bisogno di aiuto, perché questa volta da soli non ce la facciamo. Domani riaprono le scuole perché il tempo è migliorato, abbiamo fatto bene a chiuderle in questi due giorni, soprattutto ieri, perché immaginate se ci fossero state le scuole aperte, che situazione, che caos avremmo avuto in città. C'è un numero che serve per raccogliere i danni, quindi il pubblico, ovviamente faremo da domani la conta dei danni, anche se la priorità ancora è liberare le strade, però tutti i privati che hanno avuto danni possono scrivere a alluvione2023@comune.pesaro.pu.it o telefonare allo 0721 387 789, perché oltre al resoconto dei danni pubblici dobbiamo fare un resoconto dei danni privati, poi sarà la provincia che gestirà tutta la procedura dello stato d'emergenza. Nei prossimi mesi cambierà la gestione delle pulizie delle fogne e dei tombini? Ma sono stati fatti, l'allerta è stata data, ci ha consentito anche di fare molti lavori preventivi, quindi sicuramente quello è un lavoro da fare, da continuare a fare. Però insomma qui stiamo parlando di allagamenti che non dipendono dai tombini, dai tombini dipende l'allagamento quando c'è un acquazzone. Qui purtroppo si sono riempiti tutti i fossi che avevamo, si è riempito il torrente che in genere è secco, perché il Genica in genere è secco, si è riempito nel giro di mezz'ora, quindi è stata una dinamica molto diversa da un acquazzone. Però è ovvio, la determinazione nel pulire ancora di più i tombini e tenerli puliti, a maggior ragione dovremo avere nei prossimi mesi.